Per la cronaca, lei è colpevole di aver ucciso e seviziato molte donne e ragazze, è vero? Sì, è vero. Ted, torniamo indietro nel tempo. Cerchiamo di capire il suo comportamento. Cosa può aver dato origine a tanto dolore, tanto orrore? Come è cominciato? Come è potuto succedere? Questa è la domanda principale. Gli specialisti molto più intelligenti di me stanno cercando di analizzare e capire questo comportamento. Da parecchi anni anch'io ci sto provando. Non mi è rimasto abbastanza tempo per cercare di spiegare e raccontare tutto. Non so, ma penso di aver capito. E capito almeno ciò che è successo a me. Adesso come adesso ho potuto capire come certi pensieri e certe idee si sono potute sviluppare in me fino a portarmi in quello stato dove sono iniziati i miei atti. Pensieri molto forti e distruttivi. Torniamo indietro. Prima di tutto, da quanto ho capito, lei è cresciuto in quella che lei considera una famiglia sana. Assolutamente. Non ha subito aggressioni fisiche, non ha subito abusi sessuali, non ha subito aggressioni emotive. No, in nessun senso. Infatti sono cresciuto in un bellissimo ambiente familiare, con parenti meravigliosi. Eravamo 5 tra fratelli e sorelle. A casa noi figli eravamo il centro della famiglia per i nostri genitori. Andavamo regolarmente in chiesa. I miei genitori erano cristiani. Non bevevano, non fumavano, non giocavano d'azzardo, non c'erano liti violente in casa. La perfezione, insomma. No, non penso che esista effettivamente. Però era una solida famiglia cristiana. E non si può... Spero che nessuno sceglierà una facile soluzione cercando di scusarmi, biasimando o accusando la mia famiglia di aver contribuito in qualche modo agli eventi, perché so perfettamente che non è vero. Vorrei cercare di spiegarle come è potuto succedere. Questo è il messaggio che desidero lasciare.